Dunque, avete letto sul sito, anche sul giornale, sul web, l'incontro di oggi è un incontro un po' particolare perché abbiamo un ospite veramente d'eccezione, perché Giulio è la persona che ha scoperto a Tolle 3.000 tombe e ce ne sono ancora, a tirar fuori, ma soprattutto è forse uno degli esperti maggiori del mondo scientifico sui vasi canopi, su questo oggetto così particolare e così, che come vedremo oggi poi, perché ne conosciamo un pezzetto, ne conosciamo. E oggi ci racconterà i volti degli Etruschi, quindi diciamo chi erano, nel senso vedremo le facce, no? Seguendo un po' quello che è stato tutto il cursus e il senso di questa rassegna che abbiamo fatto come storia. Io che non vedevo l'ora, perché è da un po' che non ci vedevamo, abbiamo fatto tante cose che sono anche alla mostra e ne faremo successivamente anche gli altri. Quindi, se non vedo l'ora di sentirlo a raccontare, ti passo subito la parola, se non si spiace. Quindi, un applauso a Giulio Paolucci. Buonasera. Grazie per l'invito. Ora Alessandro ha dato delle parole troppo buone nei miei confronti. Io ho avuto l'avventura di scavare questa grande necropoli per 16 anni, poi necessariamente gli scavi si sono, diciamo, sospesi, ma quando si sospendono vuol dire che per un periodo piuttosto lungo rimarranno chiusi. Abbiamo avuto l'avventura comunque di riportare alla luce oltre 35.000 oggetti. I numeri sono brutali, però danno l'idea di quanto ancora ci sia da scavare e soprattutto lo scavo moderno offre tutta una serie di indicazioni che i materiali da collezione o da vecchi scavi non danno. E io mi occupo anche ed essenzialmente di questo, proprio di storia del collezionismo, quindi conosco le due falce. E in questa necropoli, quando abbiamo iniziato, l'allora sovrintendente, carissimo amico Francesco Nicosia, mi disse: sì, ti do questa concessione di scavo, tanto non troverai nulla. Ovviamente era provocatorio, in quanto la località era già nota per aver fornito due collezioni, una conservata nel Museo Archeologico di Siena, frutto degli scavi ottocenteschi di Leone Mieli, e l'altra passata nel 1934 al Museo di Chiusi. Sono due collezioni che insieme sono circa 1.500 oggetti, però oggetti che non hanno più il contesto. Ecco, noi abbiamo avuto la fortuna, in questo caso gli Etruschi ci hanno aiutato alla grande, di trovare tutta questa serie di tombe. Che man mano che andavamo avanti, la percentuale di tombe integre aumentava fino appunto alle ultime campagne dove eravamo sul 99% di tombe integre. Ora le nostre tombe sono diverse da queste perché è geologicamente un altro tipo di terreno, tutte non sono queste tombe monumentali scavate nella pierra. Sono tombe scavate o nell'arenaria, quindi nella sabbia, oppure nell'argilla. E questo ha comportato un lavoro enorme, ve lo immaginate, di restauro perché, salvo rari casi, ma veramente rari, i materiali erano per lo più in frammenti, anche se strappati, perché talvolta in laboratorio è arrivato il panno di terra con il vaso o l'oggetto, però certo è che ha rivoluzionato tutto il panorama che conoscevamo nel caso specifico dei canopi, perché i canopi hanno una storia particolare, sono questi bambocci di terracotta che hanno suscitato tante emozioni, però correi integri ne avevamo pochissimi e quindi questo ha comportato tutta una serie di problemi cronologici, ideologici, eccetera, che questo scavo ha sbaragliato in maniera proprio chiara
e direi che rimarrà questa situazione per un lungo periodo di tempo, cioè finché non verrà fuori una necropoli come questa, perché noi abbiamo avuto l'avventura di trovare circa, mi pare sono 130 canopi, quando fino prima, diciamo, in precedenza dei nostri scavi ne conoscevamo in tutti i musei del mondo 160, quindi capite che si raddoppia il numero degli oggetti, e quindi anche a livello di statistica cambia tutta una serie di ragionamenti. Allora, io come l'ho concepita questa cosa? L'ho concepita facendo un po' la storia di questi canopi, di quello che significano, e quindi fino a quello che conoscevamo prima delle nostre ricerche. Ebbene, ecco, la scoperta più antica che noi conosciamo dalla letteratura avviene nel 1734, quando in questa località, La Poderina, presso Sarteano, quindi uno di questi luoghi che poi ritroveremo, poi ho portato anche le carte, ma questo è per dare, diciamo, il significato erudito, vengono trovati questi vasi con queste teste, che chiaramente suscitano, ovviamente, siamo poi nel periodo illuminista, quindi tutta una serie di indicazioni, finché nel 1747, nel primo caso sono tombe distrutte, cioè lavoratori agricoli scavano, trovano queste tombe a zero, le distruggono pensando dentro di trovare il solito oro, le solite cose che tornano dappertutto. Invece nel 1747 avviene qualcosa di diverso, perché viene trovata una tomba a camera, di cui qui c'è la pianta ricostruita in base alla fonte e il corredo di immagine. Siamo appunto in questo periodo veramente illuminista, quindi la documentazione è veramente incredibile rispetto a quella, alla non documentazione ottocentesca. Questi materiali poi vengono collezionati, entrano in questo che è uno dei musei etruschi più importanti, sconosciutissimo, ma più importanti del Settecento, che è il Museo Buscelli a Montepulciano, che viene poi totalmente distrutto dal nipote che vende questo materiale, un piccolo lotto afferisce alle Gallerie Granducali a Firenze, il resto viene tutto spezzettato, una parte arriva nella collezione Borgia del Cardinale Stefano Borgia, quindi è poi arrivato a sua volta al Museo di Napoli, di altre cose non si sa più niente. Tenete presente che questo signore, che era veramente fanatico, nel giro di 20 anni riesce a sistemare, a mettere, collezionare oltre 4.000 oggetti. In periodo di scavi sono pochissimi, sono quasi tutte ritrovamenti casuali. E da qui appunto il problema che si pongono, che sono questi canopi, no? Chiaramente pensano a figure particolari nell'ambito della società russa, quindi o sacerdoti o divinità, e questo se lo porteranno anche l'illuminismo così razionale, non dà una parola fine su questi ossuari. Dopo questo primo momento di interesse, ritorna un grande interesse, sempre, scusate il bisticcio di parole, con la pubblicazione del Micali del 1832, perché nel frattempo, 6 anni prima, un altro personaggio, il Fanelli, aveva scavato questa necropoli sempre nella zona di Sarteano. Stavolta la situazione è diversa, perché per avere una commenda dal Granduca, siamo in stati diversi, la famosa prenotaria è veramente un'altra storia, dona appunto al Granduca la sua collezione, che comprende quasi tutti questi canopi, e questi arrivano al Museo Archeologico di Firenze, e gli viene concessa la commenda di Santo Stefano a chi dona. Micali pubblica questo gruppo di canopi, che sono una ventina in tutto, abbiamo portato una sola ai tavole,
E però vi siamo al solito problema, che c'è soltanto il canopo, talvolta addirittura solo le teste, quindi manca tutto l'apparato di cui gli archeologi sono curiosi, no? Frugano in questo aspetto, i corredi, eccetera. Un altro salto, ovviamente molto veloce, per arrivare ai giorni nostri, anche perché sarebbe lungo e tedioso. Un altro momento fondamentale è il 1884, quando il Milani, allora direttore del Museo di Firenze, si invadisce di questi canopi e inizia una politica di acquisto particolarmente aggressiva. È aggressivo dappertutto, cerca di far primeggiare il Museo di Firenze su tutto, quindi a discapito dei musei locali che si formano dopo l'Unità d'Italia, eccetera, ma questa è veramente un'altra storia. Milani pubblica questo lungo articolo facendo la prima seriazione tipologica e si basa su questi due canopi con corredo, che è questa immagine centrale, scavati a Chiusi pochi anni prima, in questa necropoli a cui partecipa, è un ruolo importante, un personaggio che nell'archeologia etrusca è pieno di luce e ombre, che è Wolfgang Leibig, secondo segretario dell'Istituto di Corrispondenza Archeologica, eccetera. Quindi da questo gruppo di oggetti, da queste due tombe che lui acquista, tenta una seriazione tipologica e fornisce per la prima volta questi tre gruppi, quindi suddivide questi ossuari, siamo già arrivati, quindi è passato il termine illuministico, eccetera, che è data tra l'VIII secolo a.C. e il V, quindi la forbice cronologica, poi con tutta una serie di argomentazioni che per quell'epoca, e questa è l'esposizione che fa nel Museo Archeologico di Firenze. Fonda il topografico, come sapete, no? Negli anni 90, e sistema questi canopi e collega i canopi con le statue cinerarie più tardi, quelle in basso al centro della Matermatuta in pietra, e con delle statue ellenistiche che in realtà sono false. Questo gusto per i canopi del Milani prosegue. Nel 1887 riesce ad acquistare un altro corredo, questo più antico, scavato a Chiusi in località Capanne nel 1887, che gli fornisce un appiglio cronologico più puntuale, ovviamente rispetto alle conoscenze del tempo, proprio per questi due vasetti, questo e questo, che sono due vasetti etrusco-corinzi. Però insomma non sono ancora cose marginali rispetto a quello. Finché alla fine del secolo, nell'ultimo decennio del secolo, ha l'avventura di acquistare da un antiquario di Firenze, Giuseppe Pacini, un gruppo di una decina di tombe che pubblica immediatamente nei Monumenti Antichi dei Lincei. E questi sono tutti canopi associati con il proprio corredo, quindi sembra veramente un salto di qualità. Anche qui poi studi più recenti hanno dimostrato che in più delle volte si tratta di oggetti giustapposti, nel senso che da tombe diverse hanno preso materiali e hanno ricostruito questi corredi. Comunque, come vedete, il panorama comincia ad ampliarsi, fermo restando questa suddivisione in questi tre gruppi che è rimasta in uso fino ad anni recenti. Poi di queste località poi riparleremo. Nel 1935, vedete, proprio gli anni sono, cioè, se pensate, sono veramente decine e decine d'anni, cioè che queste teorie sono rimaste in voga. Doro Levi, allora funzionario della sovrintendenza delle antichità d'Etruria, si occupava del territorio di Chiusi, ha l'avventura anche in questo caso di scavare a Montebello un canopo e riprende ancora una volta tutto il conosciuto
soprattutto perché c'era stato lo studio di Bianchi Bandinelli nel 1925, che aveva già cominciato a dare dei punti fermi, e soprattutto perché c'erano state le grandi scoperte dell'arte russa, pensate tra tutte all'Apollo di Velio, no? Quindi cominciavano dei punti fermi, cominciavano. Come venivano letti però questi fanovi? E qui è stato poi il discrimine, su base stilistica, quindi la seriazione che aveva fatto il Bilani prima, il Levi poi, era su un esame di queste teste soprattutto, l'esame dello stile di queste teste canopiche, e da lì ne derivava una cronologia che i nostri scavi hanno chiaramente rivoluzionato. Il Levi data, accorciando di un secolo la produzione rispetto a quella del Milani, tra la fine dell'VIII, quindi alla fine dell'età del ferro, e la metà del VI secolo. Anche lui si basa anche su dei corredi inediti che il Milani aveva acquistato, ma non fa in tempo a pubblicare, e quindi pubblica questa cosa nella critica, nei primi numeri della rivista La Critica d'Arte. Un altro salto si arriva agli anni 70. Sapete che nel 1966 c'è stata la disastrosa, pensando sono 50 anni, alluvione di Firenze. Mauro Cristofani in quel momento dirige il laboratorio di restauro e inizia questa opera, grazie soprattutto all'interessamento dell'allora soprintendente Mesche, che nel 1971 pubblica su Archeologia Classica questo straordinario articolo, un breve articolo su un corredo solo, ma veramente puntiglioso, che ripropone tutta la problematica. Ovviamente è un corredo solo, a seguito dei suoi restauri. Fatto sta che comunque inquadra questa tomba scavata nel 1911 dallo scitto Giorgini a Poggio Arezzo al secondo quarto del VII secolo a.C. Quindi dimostra che questi canopi si possono anche inquadrare in periodi molto limitati. Poco dopo esce questo volume di questo studioso svizzero, il Gempeler, e due anni dopo lo stesso Cristofani gli fa una recensione feroce, distruggendo praticamente tutto il lavoro fatto, però rendendosi conto che il catalogo era completo, cioè aveva perlomeno censito tutti i canopi che si trovavano nei musei non solo italiani, ma anche in collezioni private, che ne so, svizzere. Da questa recensione, la cronologia proposta dal Cristofani, il Gempeler riproponeva la vecchia cronologia, restringendo il periodo iniziale, ma insomma era la metà del VII all'inizio del V, Cristofani dice che questa cronologia non è accettabile e ripropone sull'esame dei canopi che avevano, perché questo poi lavoravano sempre su materiali vecchi rinvenimenti, dal secondo quarto, come abbiamo detto, alla metà del sesto. Questa è la situazione che diciamo ci siamo trovati all'inizio dei nostri scavi. Questa cartina che vi dà l'idea, no, della nostra zona, Tolle in questa zona, sono le località, oltre ovviamente Tolle, che hanno restituito canopi. In genere si tratta, per quello che sappiamo, di tombe isolate, tombe a zero, poi le vedremo in dettaglio, necropoli più articolate, tipo Dolciano e Chiusi, ecco, tenete presente, queste sono nel territorio, mentre questa lunga, l'elenco più lungo, Dolciano, Poggiorenza, Papanne, eccetera, sono necropoli afferenti a quello che sarà il centro urbano di Chiusi, su cui poi c'è una serie di problemi. Le necropoli più ricche del territorio, oltre Tolle, sono queste, Cancelli e Solaia, situate tutte su dei valichi che mettevano in comunicazione l'area interna con il mare e che hanno questa funzione di controllo come ce l'ha Tolle. Da questo punto di vista Tolle, dico, è stata incredibilmente eloquente, insomma, lo sta. Da qui appunto sono stato abbastanza veloce, anche se la cosa mi diverte molto, ma lavoro probabilmente meno. Abbiamo iniziato questo scavo
Ecco, intanto di che cosa stiamo parlando? C'era stato detto che queste tombe erano essenzialmente tombe a Ziro. Localmente lo Ziro è la giara di Pirandello, no? questo grande vaso, che in alcuni casi era stato utilizzato per contenere odderrate oppure le tracce organiche che abbiamo trovato. E qui vedete questa torta spezzettata dalla Valenza. Quindi la maggior parte della documentazione è di tombe a Ziro, qualcosa più del 50%, ma l'altro 50% ha tutta una serie di tombe di tipo diverso, e questa è la grande novità già di Torre. Quindi non sono soltanto tombe a Ziro, ma anche tombe di altro genere che poi vi racconterò. In più, anche con gli Ziri va fatto tutta una serie di ragionamenti, perché si era sempre pensato che avessero preso questo canopo, questo ossuario, e l'avessero deposto all'interno dello Ziro e lì finito. In realtà l'articolazione è molto più complessa, lo vedete qui sinteticamente. Questo è il dolio, una prima pietra di copertura, una seconda pietra e una terza pietra. In questo vano, in questo che veniva rilasciato, non si vede. Allora, la prima figura fa vedere questa serie di tre pietre, no? E nell'intertapene dove c'è il tratteggiato c'è una parte di corredo. La seconda diapositiva, questa al centro, dà un'altra idea ancora. Il grande dolio con la maggior parte del corredo che si trova in questa cavità tra la pietra di copertura del dolio con l'ossuario e la prima pietra che diciamo stava in superficie per comprendere. Talvolta invece è il dolio coperto direttamente dalla pietra. Quindi vedete che c'è già una variante molto diversa rispetto a quello che si diceva prima. Prima si pensava che questi canoni fossero dei fossili e finiva lì con questi pochi oggetti o parecchi oggetti. In realtà capite che una tomba come questa ha restituito quasi 50 vasi, che dentro un dolio, per quanto capiente, non sarebbero mai entrati, e quindi si comincia a spiegare qualche altra cosa. A livello di significato ideologico cambia poi, no? E vedremo poi il perché. Ecco, la novità poi è che questi canopi provengono anche da tombe a camera, e questo tranne quella vecchia immagine che avete visto del 1747 nessuno l'aveva detto. C'era un accenno labilissimo di Bianchi Bandinelli, ma perché le tombe a camera sono ovviamente una società di tipo diverso, non è più il singolo, ma sono tombe di famiglia. Quindi a livello appunto di ideologia funeraria e non, è qualcosa appunto di estremamente interessante e di estremamente importante. Vedete che le tombe a camera sono le prime in basso, queste un po' più rosse, ecco, sono un buon quasi del 30%, quindi dimostra qualcosa di diverso. Le tombe sono essenzialmente a camera di più tipi. Quelle a camera semplice sono tombe monumentali, come questa appunto a sinistra, oppure piccole tombe, che sono le più antiche, questa qui a destra. Stracolme di oggetti, addirittura messi su più strati, quindi insieme all'ossuario c'era tutto quello che serviva per fare questo viaggio, e su questo poi ritorneremo. Una domanda, forse, sì. Nell'interno delle camere, sì. gli zini, questi canopi, comunque, canopo, sì. Sono fuori terra o no, se vuole? Se tu entri nella casa, sì. Trovi la tomba, sì. Vuota. Sì, una. Ah, perfetto. Okay. Portata di un cassone. Qual è la cronologia per le tombe a camera? Ora ci si arriva, perché anche perché se uno non fa un quadro complessivo poi. Allora, oltre alla tomba a singola camera, come quella che si è vista, ci sono le tombe a tramezzo. Le tombe a tramezzo sono quelle nella torta in giallo. Tramezzo perché la camera viene spezzettata in due subcelle,
una parte dedicata alla sepoltura, un'altra parte del corredo. Capite che a livello ideologico è la stessa situazione dello zio, quindi c'è una parte riservata al morto e una parte riservata al proprio corredo, cioè tutto quello che serve per fare un buon viaggio. Un buon viaggio che è quella fase di passaggio tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti. E questa è l'ideologia che sottende a tutto il nostro ragionamento. Isolata invece, e poi arriveremo anche alla cronologia, è una tomba con pilastro. Una tomba con pilastro che era stata in parte scavata nella rinaria e poi costruita in blocchi di pietra fertile e munita, la pietra fertile è una pietra locale nostra che quando si taglia emana cattivo odore, però è una pietra molto molto fiabile, e la parte superiore era questa, questa sorta di capitello con appena appena sbozzata, e questa però è, ne abbiamo trovata una soltanto con i navi, però dà l'idea anche della varietà. Perché? Perché arrivano influssi di tipo diverso. La Tolle si apre a dei commerci, si apre a tutta una serie di influssi anche da molto lontano, e anche questo poi vedremo. C'è poi un altro tipo ancora di sepoltura a cassa. Viene scavata proprio una cassa, viene scavata nel terreno, poi il terreno si depone una cassa in lastre o di pietra fetida o di travertino o di arenale, e all'interno viene deposto. No, anche questa è una buona percentuale, perché è quella su in alto, no? quel viola, quel colore. Venendo alla cronologia, le tombe a Ziro iniziano al 1680 con il canone. Tombe a Ziro ci sono anche nella fase più antica, quindi a cavallo tra la fine dell'ottavo e del settimo, ma l'utilizzo del canopo inizia nel 680. Per circa 30 anni, fino alla metà del VII secolo, al 650, in termini di cronologia assoluta, rimangono, ecco perché in percentuale sono le più elevate, rimangono le uniche, l'unico modo di sepoltura. Poi, dalla metà del VII secolo, e questa è una datazione molto alta, che chiaramente sconvolge tutta una serie di ragionamenti, c'è l'utilizzo delle tombe a camera singola. Nel terzo quarto del VII secolo, quindi attorno al 630, inizia l'utilizzo delle tombe a tramezzo. Successivamente, quindi alla fine quasi del VII, le tombe a cassone. Quindi capite che a livello, torno a dire, non è di, per quello sembra un ragionamento, ma a livello di ideologia funeraria cambia tutto rispetto a quello che sapevamo, perché nella fase più antica è una società di singoli. Già alla metà del VII secolo, diciamo, siamo ancora tra il 640 e il 630, diventano nuclei familiari, perché la tomba a camera è una tomba di famiglia a tutti gli effetti, e vedremo poi perché si arriva a questo tipo di affermazione. Ora, velocemente, le immagini di queste tombe, perché va a far vedere brutte cartine, brutti disegni, queste invece sono le immagini dello scavo. Ecco, vedete che in alcuni casi, quello che vi ho detto poi ci sono delle anomalie, nel senso che talvolta il corredo veniva addirittura deposto all'interno della bocca dello zio. Questa, tra l'altro, è una tomba particolarmente antica, perché questo è il momento, al centro è la seconda lastra di chiusura, e questo è il canopo. Il canopo, vedete, che è uno, non il più antico, ma uno tra i più antichi, quindi si dava tra il 680 e il 670 a.C. Perché queste cronologie puntuali? Perché questi signori di Tolle hanno avuto la ventura, facendoci un regalo enorme, di infilarci vasi di produzione proto-corinzia, e quindi la cronologia a questo punto è agganciata in maniera sicura, perché una ventina di queste tombe, e quindi poi attraverso il confronto,
anno basellame appunto proto-corinzio, che si data in un arco cronologico molto puntuale e molto ristretto. Ma tornando a questo aspetto ideologico, questa tomba è straordinaria. Perché? Qui l'archeologo che aveva fatto? Aveva tolto la prima pietra, si era trovato questo vano sopra la tomba, intorno c'erano tutti i vasi che vi ho fatto vedere, e poi c'era una seconda pietra, che è questa al centro, con un vaso sopra. Questo vaso, che lo vedete sdraiato e rotto, in realtà era stato poggiato in antico capovolto. No, questa è una tomba che era già diversi anni, perché era 414, quindi che stavamo, non ci eravamo mai trovati in una situazione di questo genere. L'abbiamo tolto con la pietra, ci aveva tracce abbastanza strane, comunque è stato poi mandato in laboratorio. Togliendo la pietra c'era un tubicino, un tubulo di ferro, che metteva in comunicazione il sopra, questo vaso, col morto. E questo ci è piaciuto tantissimo, perché a seguito delle analisi ci è stato detto che lì c'erano tracce di miele. Quindi è questo veramente nutrire, passate in termini, il morto anche nella sua condizione ormai ultraterrena. Ma capire che a livello ideologico è straordinario. Quindi che succede? Succede che la vita ultraterrena è concepita proprio come la vita di tutti i giorni. Quindi gli si mette questo vaso che goccia a goccia gli dà questo nutrimento con questo tubulo, cioè voglio dire, è proprio voluto, non è un taglio sul terreno, qualche cosa, cioè qui hanno proprio voluto, quindi è questa offerta che va avanti per un lungo periodo. Quello che poi è più interessante è che la testa qui viene ricavata da un vaso a bottiglia capovolta a cui si applica il naso. Se immaginate questa testa la rovesciata, è un vaso a bottiglia, quindi siamo proprio nelle fasi proprio iniziali di questa produzione. E quindi con questi termini fermi ci siamo divertiti a creare questa cronologia. Alcuni oggetti di corredo abbastanza particolari: il cantaros, che è questo vaso con le anse, quindi che già allude a un consumo del vino, e queste olle che hanno questi stampigli che riportano ad esperienze del bolognesi. Quindi capite che perché arriva questa roba? Perché un posto che non si trasformerà mai in città, perché Porzena arriva e fa tabula rasa anche qui, attorno appunto alla fine del VI secolo, ma ha delle potenzialità enormi. Ma questo però ve lo devo dire in fondo, perché se non c'è gusto. Ecco, ora ve le faccio vedere un po' di questi bambocci, che ormai voglio dire io ci parlo perché tutti i giorni le vedo lì, e quindi anche giocando per cercare lì. Allora, avete visto la tomba 414? Quello che è interessante è che uno scavo ben fatto fornisce, oltre a una cronologia dell'oggetto, anche una cronologia di come si è sviluppata la necropoli, quindi una cronologia orizzontale. Ecco, anche qui ho portato un esempio. Vedete, nella pianta ci sono quattro tombe segnate di rosso. Ecco, queste sono le più antiche tombe di quest'area. Allora, questa necropoli si forma attraverso agglomerati diversi. Non è che si forma tutte insieme e ha uno sviluppo unitario. Si forma, diciamo, una parte a nord, una parte a sud, una parte a ovest. Questo è per capire. E queste sono le più antiche. La 414 che vi ho fatto vedere, che è maschile, fa pandan con questa che è femminile. Quindi cominciano a essere le tombe di questa aristocrazia, perché siamo ovviamente nei livelli, diciamo, alti della società del tempo. E anche questa si colloca nel secondo quarto del VII secolo. Tenetelo presente questa cosa, per questa pianta, perché le tombe... Io la vedevo qui, ecco, le vedete, sono numerate, la 414, la 413, quindi la 414 maschile, la 413 evidentemente della moglie, o comunque di una consanguinea femminile. Quello che poi è interessante
la 421 e la 422, perché è una tomba gemella. Vedete lo scavo, no? Due ziri coperti da una unica grande lastra che era 2,50 m. Quello che poi è interessante è che gli ziri superiormente erano rivestiti in lastre di travertino e in uno di essi c'era un sacrificio umano. Avevano preso un personaggio, anche questo femminile, gli avevano tagliato la testa e gliel'avevano messa tra le gambe. Anche perché, non, questo ce lo dicono i colleghi antropologi, anche se il corpo, a parte è un inumato, quindi in questo momento le classi emergenti, le classi più ricche sono incinerati, ma poi anche se un corpo si disintegra in una certa maniera non succede mai di trovare, quindi è stato proprio, poi si vede che era una morte violenta. E quindi capite questa società come era molto articolata anche in età molto antica, perché siamo 680-670 a.C. questo. Le cronologie da questo punto di vista sono affidabilissime, cioè non è che... Ecco, e queste invece sono altri tipi di tombe, sempre in quella zona, ecco, togliendo la pietra di copertura, la prima pietra di copertura, in questo caso si è trovato subito il canopo, si vede la testa, no? Di Lamassia. Questo per far vedere come è venuto fuori Mandima. Oppure... Ecco, uno dei casi più fortunati, qui non si era rotto, era rovesciato, questa è la parte posteriore della testa, questa a sinistra, e l'ossuario a destra. E qui c'è tutto il corredo. Fra l'altro siamo stati, devo dire, a questo punto anche bravini, perché vedete in alto ci sono quelle delle lamine, queste, sì. Delle lamine che anche queste sono state strappate col panno, con tutto questo sotto che era una sicula di legno, in parte si era conservata tutta rivestita di bronzo. Quindi c'è tutto un instrumentum che nei vecchi scavi non si è conservato. Qualche volta si è conservato qualche frammento, qualche frustulo di metallo, ma certamente non il legno. Ecco, da quella tomba doppia, quella che io ho definito gemella, provengono questi i due canopi, questi, diciamo, con le immagini più grandi. E questo è di grande interesse perché il fatto di trovare una cronologia così elevata delle tombe con più sepolture prelude a quello che succederà poi nella famiglia. Quindi pensate a livello veramente ideologico quante sono le acquisizioni, perché se no, diceva appunto un grande come è stato Bianchi Bandinelli, le nostre poi alla fine sono poco più che buche per terra, no? Che se le fa un ragazzino e si sporca, insomma, forse ne piglia anche uno sculaccione. Ecco, questo deriva per qualche altra cosa, cioè si cerca di rifare un discorso ideale di una società. E lo scavo fornisce delle indicazioni puntuali, basta saperle leggere, perché l'archeologia è terribile da questo punto di vista. Distrugge la fonte stessa delle sue informazioni, è come se uno leggesse un documento del 300 e tagliasse le righe che man mano legge, quindi non le recupera più. Per questo la documentazione è fondamentale. Tenete presente che noi di questo scavo ci sono diverse migliaia di immagini, ci sono tanti minuti di filmato che ora sono tutti scansionati, sono tutti dentro un computer. È chiaro che allora figuriamoci nel 700 e nell'800, però è fondamentale perché tanti particolari nello scavo stesso talvolta si perdono. Quello che è interessante è che uno di questi dei canopi, vedete, ha addirittura gli occhi in osso e le pupille in ambra, quindi si cerca veramente di renderli il più antropomorfi possibile. Passatemi il termine, è brutto, ma di questo si tratta. Anche qui è una novità, perché la necropoli di Tolle ne ha restituiti una ventina di canopi di questo genere, quando dalla vecchia letteratura ne conoscevamo soltanto uno, che è questo piccolo, da Cancelli al Museo di Firenze. E io faccio vedere tutta la gamma, tutto l'assortimento che ha dato. Anche questa è una tomba estremamente ricca, con questa immagine di maschera, siamo ancora in una fase antica,
con l'ideale del banchetto che si fa del banchetto del consumo del vino, quindi con il cantaros e la brocca di impasto che prelude alle grandi produzioni di Bucalo e soprattutto il Valdellane di bronzo che è sconosciuto in questo periodo nella nostra zona, perché la storia dell'Etruria meridionale è veramente un'altra storia, qui è tutto molto in ritardo, è tutto molto più povero, ecco, quindi questo è da tenere presente nei nostri ragionamenti. Da questo periodo in poi alcuni di questi si comincia ad avere una forte diversificazione sociale che non si carpisce più soltanto attraverso il corredo, ma anche dall'uso di questi sedili, di questi troni, passatemi il termine, perché nell'ambito di vasi simili e di corredi simili c'è questo innalzamento in questi troni dei personaggi che spiccano, quindi si comincia a un'articolazione sociale di grande interesse. Questo è uno dei capisaldi cronologici, perché l'unguentario è un unguentario proto-corinzio che si data con puntualità tra il 670 e il 660 a.C. Quindi anche perché da questo punto di vista le tombe hanno la fortuna che sono un contesto unitario, cioè è stato deposto tutto insieme, quindi la cronologia è puntuale. La tipologia del cantaros, che è un oggetto particolare che si trova esclusivamente nelle tombe maschili. Già inizia una diversificazione tra il corredo maschile e quello femminile. Altro vasellame, altro manopo, la maschera in questo caso si addolcisce rispetto a quella che è proprio squadrata. Siamo già in una fase un pochino più posteriore, siamo attorno alla metà del VII secolo. Vedete che cominciano, arrivano anche i primi vasi di Bucalo. Probabilmente le prime importazioni sono da Cerveteri, perché stranamente questa necropoli è aperta molto all'Etruria marittima e poco all'interno. E anche questo appunto è un altro tipo di problema. Quindi alla metà del sesto comincia ad arrivare in piccola quantità il Bucalo di Cerveteri, poi arriveranno contatti con Tarquinia, con Vulci e soprattutto con l'Etruria settentrionale, con Populonia. Il Populonia non esporta nulla, ma qualcosa arriva a Tolle. Quindi cominciamo a pensare il perché di questo, perché probabilmente ha dei contatti con certi luoghi. L'economia di Populonia è un'economia particolare, perché a Tolle arriva, e poi lo capiremo per questo perché, o perlomeno cercheremo di spiegare. Questo canopo, che è terrificante, è di una bruttezza unica, non è che il resto siano bellissimi, ma questo le frega tutti. Ecco, se fosse stato utilizzato, se fosse stato studiato in altri contesti, sarebbe stato preso per antichissimo, il più antico. In realtà ha un pendaglio trovato all'interno tra le ossa combuste, un pendaglio villanoviano. Abbiamo fatto, questo è uno dei pochi di cui siamo riusciti a fare le analisi osteologiche, perché costano il giusto e non c'erano fondi a sufficienza di alcuni. Ecco, questo è un personaggio. Poi sulle nomadi ci sono molte più indicazioni. L'incinerato ci sono molte meno. Poi si tratta di vedere quanto, a che livello, ma insomma, per farla breve, questo è un personaggio morto attorno agli 80-90 anni. Allora, se muore a 80-90 anni, facciamo anche 80 anni, c'è il pendaglio villanoviano. Questo è un corredo che si data, per la presenza di questa helix di Bucalo, questa qui in basso, si data attorno al 630. Va da sé che questa è nata, se ci mette 80 anni, nel 710. Cioè, capite, questa è veramente una donna, passata in termini ovviamente, villanoviana, dell'ultimo periodo dell'età del ferro, che ha la fortuna di vivere così a lungo, ha questo pendaglio che ha avuto probabilmente da giovinetta,
che si porta nella sua estrema dimora. Capite, ecco, l'interesse, perché noi sappiamo il termine di morte, ma se ci sommiamo il numero di anni di vita, si arriva a quasi la stessa cosa. È poi l'aspetto divertente dell'archeologia. Siamo ormai in questo periodo un po' più tardo, poi ci ritorneremo. Le botteghe, quindi prima è una produzione casalinga, quindi un artigianato modesto, poi si formano delle vere e proprie botteghe. In questo caso l'ossuario è un vaso di tipo comune, è un'anfora di tipo comune che viene utilizzato, ha una funzionalità diversa. Ancora una volta la cronologia è puntuale per questo Scifos etrusco corinzio e per la presenza di un oinopoe di produzione da Cerveteri. Quindi capite che ancora nel 620-600 a.C. arriva Bucchero da Cerveteri. Quindi l'apertura di questo centro è veramente incredibile. Tenete presente che chiusi a 20 km più nell'interno non arriva niente di questo genere. Cioè, questo non è un dato di poco conto. Poi chiusi sarà chiusi, dico, con Porzenna, eccetera, eccetera. Però non arrivano questa quantità enorme di importazioni. Si diceva all'inizio tombe a camera. Ecco, una delle tombe a tramezzo più importanti e più significative è questa, perché questa è proprio una tomba di famiglia a tutti gli effetti, è rimasta in uso per due generazioni. Al centro è il pater familias, alla sua destra, quindi alla nostra sinistra, la moglie, accanto dall'altra parte il figlio. Quindi il canopro in questo caso è la società di Tolle è totalmente cambiata, non è più una società sul singolo, ma una società familiare a tutti gli effetti, e questa è la prova provata. Quello, vedetelo, qui si vede lo scavo, come l'abbiamo ritrovato, quindi voglio dire, non era poi eccessivamente sconvolta, anche perché fortunatamente, questo non già uno scavo avanzato, appunto, la terza sepoltura era più sollevata di circa 15 cm di terra rispetto a quelle più antiche, quindi c'era anche proprio un discrimine, noi avevamo buttato un po' di secchiate di terra. Quello che poi è interessante è che in basso l'immagine rossa, ognuno ha un oggetto tipico del vestiario, l'affibbiaglio di bronzo è tipicamente femminile. Tenete presente che fino ai nostri scavi dicevano che erano oggetti finimenti equini, invece era un oggetto tipico dell'abbigliamento femminile. Le altre sono due fibule, anche queste che si danno molto bene, dell'ambito maschile. Quindi tenete presente che questa è una tomba che le due sepolture, padre e madre, si datano in un arco cronologico che non si riesce a capire, quindi probabilmente sono 630-625, l'altra attorno al 600, e quindi è una società totalmente diversa. Vedete, non è una delle famiglie più elevate perché non hanno il trono, ne troveremo invece altre con questo. La fase ancora successiva, quindi siamo oltre la fine del VII secolo, è ben datata dalla ceramica etrusco-corinzia, in parte importata da Vulci, in parte prodotta localmente. Quello che è interessante è che da questa epoca, quindi dal 630 in poi, questi canopi vengono vestiti. Vengono tutti, qui non è si è voluto fare così una bizzarria. Vedete, la figura è stata riposta e esposta nel museo come è stata trovata, quindi l'aveva a chiusura di questo mantello. In alcuni casi poi si sono conservati tracce di questi tessuti, e sono essenzialmente lino e lana, anche abbastanza consistenti, in genere sono diventati solidali con i metalli. E ancora per questa fase più tarda, le produzioni locali, questo è chiaro che sarebbe tutto un altro discorso, si specializzano, hanno addirittura contatti con il mondo campano, questa forma
di Bucchero, decorata a cilindretto, trovò riscontri nell'Etruria Campana, nella produzione capuana. Anche qui la datazione è puntuale per questo vasetto, in questo caso corinzio. E questa è una delle domande in cui ci siamo divertiti di più, perché quando abbiamo tolto la pietra di chiusura si è presentato questa, che non era totalmente riempita, questa è proprio appena abbiamo rovesciato la pietra di chiusura, questo personaggio sembrava arrabbiatissimo, vedete, diciamo, siete il mio sonno, che dormivo tanto bene, mi siete venuti a disturbare. E questa è una delle tombe a cassone, più tarde, vedete, proprio una cassa in lastre di pietra fetida con il personaggio che in genere è appoggiato nella parete orientale, intorno ci sono i vasi di Corrado. Ora poi ve lo faccio vedere al restauro completato, anche questo in base al Corrado si data nel primo ventennio del VI secolo avanti Cristo. Quindi capite, abbiamo iniziato col più antico 680 e il primo ventennio siamo nel 580. La necropoli del 580-575 cambia radicalmente, le tombe scompare, l'uso dei canopi e vengono totalmente sostituiti da urne di pietra fetida a forma di casa o urne in terracotta a forma di casa. Tra l'altro ce n'è una straordinaria che è stata anche questa analizzata, è una produzione di Cerveteri, quindi queste donne interessantissime, questa mobilità femminile che arrivano in spose ai maggiorenti della necropoli, e questo è un altro dato di grande interesse. Ma questi canopi poi hanno riservato ulteriori indicazioni. Un'altra di queste tombe a camera che ha restituito questa coppia, vedete, identica sostanzialmente, la testa è proprio similissima. Bene, una, questa con le anze, aveva le ceneri dentro, l'altra non aveva niente, aveva soltanto questo vaso, questo vasino, con una sottilissima decorazione in rosso, un vaso cribrato, e quindi abbiamo cercato, erano rotti, non c'era traccia del rogo funebre. Quindi è un canopo cenotafio, nel senso che questo personaggio, morto lontano, morto da eroe probabilmente, perché ha le armi comunque, non potrebbe avere, se non erano veramente centinaia di immagini, all'interno che ci si mette un vaso speciale, un vaso che anche questo riempito di qualcosa, questo non l'abbiamo fatto analizzare, però piano piano goccia e sostituisce il corpo che è perduto in mare, in battaglia, comunque è lontano. Sapete che nel mondo antico questi corpi lasciati a se stessi poi potevano creare problemi, insomma la storia di Achille, Patroclo, eccetera, è ben nota. Quindi, per dire, ecco, anche un'evidenza negativa, cioè la mancanza di dei resti ossei, apre una prospettiva di tipo diverso, cioè non sapevamo di cenotafi così antichi. Ecco, questo è quello che vi dicevo prima, qui è una carrellata delle immagini più significative in primo piano, insomma sono immagini che comunque hanno una ricchezza di dettagli, veramente questo è molto simile, anche non è quello che vi ho fatto vedere, perché sono coppie in genere, si data attorno al 660, quindi con questi occhi, e soprattutto con una ricchezza di particolari anatomici, questa addirittura l'indicazione delle clavicole, delle scapole, cioè voglio dire, siamo già in un'epoca così antica, veramente voglio dire, è l'Etruria, non è il mondo greco, cioè quindi vanno intimamente rivalutati. Poi ci sono dei pezzi eccezionali, questo è un pezzo incredibile, è 90 centimetri, è veramente imponente, no? E quindi siamo nella grande plastica, no? Quindi ormai la cultura etrusca si è formata, ma vedremo poi perché. E poi soprattutto se notevolissimi sono quelli maschili, eccezionali sono quelli femminili. Questa è una grande signora, e quello che è interessante è vedova, perché insieme viene sepolto un figlio
e lei è deposta sopra il trono, quindi la regalità, passatemi il termine, la nobiltà gli viene per via femminile. Capite che a livello appunto di società cambia qualche cosa, cioè indica veramente qualcosa di importante, cioè non solo la regalità, diciamo, arriva anche per via femminile. Quindi sono queste vedove, ne abbiamo trovate diverse. Allora, l'idea è, ma perché queste sepolture ricche? Questa signora c'era 120 vasi di corredo, non è che si era trattata male. Tra l'altro, ecco, di loro hanno portato uno solo di questi vasi con grifi, rarissimi, ce ne aveva quattro, cioè, molto. Tra l'altro, questa era tutta vestita. Aveva addirittura la capigliatura realizzata con probabilmente paglia, materiale deperibile, sono state fatte le analisi. Questo grande figlione, che è straordinario, trova confronto soltanto con un esemplare a Firenze da Chiusi e altri due esemplari, uno dei quali frammentario è British, quindi sono questi animali di gusto orientalizzante. Come si dava questa tomba? Questa tomba si dava tra il 630 e il 620 avanti Cristo. Ma quello che è ancora più interessante è che gli hanno fatto questa leggera maschera. Vedete, c'ha questa cosa biancastra. All'inizio pensavamo fosse vernice, tra virgolette. In realtà è piombo fuso e stagno, che ha una valenza come l'oro, cioè così raro nel bacino del Mediterraneo, quindi siamo nell'ambito della grande aristocrazia. Direi questa è una grande tomba a camera con 120 vasi di corredo, il figlio messo in un angolino, quindi è lei che dà in. Ma chi sono queste vedove? Probabilmente sono le vedove di quel gruppo di armati che viene ricordato da Dionigi nella spedizione contro Roma, perché questi centri, Arezzo, Volterra, centri dell'Etruria interna, Chiusi e compagnia bella, parteciparono a questa spedizione contro Roma. Proprio in questo periodo, evidentemente, non è che andò benissimo, e queste rimasero alla continuazione. Quindi, capite, quindi c'è poi un aggancio anche queste modeste tombe, questi modesti, tra virgolette, ritrovamenti che si agganciano alle fonti, eccetera. Poi è andata ancora meglio questa, per esempio, questo canopo che ha questo braccio mobile, vedete, quelli sono tracce di una maschera d'oro che si è perduta, si è proprio distrutta, anche perché è proprio sottilissima questa, evidentemente, perché poi sapete che le tenevano insieme con la pesce, no? Quindi la pesce è anche un po' corrosiva, quindi comunque è palesemente che aveva questa sfoglia d'oro. E qui ci pone tutta una serie di problematiche come costruivano queste teste. La fase più antica, che è questa, è soltanto la calotta, poi gli si appone quella famosa maschera che si è visto, poi si crea uno stampo vero e proprio che si utilizza sia per canopi maschili e perché per canopi femminili. Non a caso questo, che è un canopo, la testa questa che è femminile, vedete, se allungate la vista, c'è ancora l'indicazione del pomo d'Adamo. Quindi il modello è uguale, poi gli mettono un po' di capigliatura e quindi viene una cosa. Poi c'è un pezzo eccezionale, questo al centro, perché questo non è fatto a stampo. Vedete, siamo riusciti a calare a buttare dentro alla superficie. Ho fatto appunto un calco dell'interno con questa plastilina, queste diavolerie di oggi. Vedete che viene fuori? Viene fuori tutta una serie di indicazioni che l'hanno fatta in maniera diversa. Ma questa è la tecnica dei fonditori. E quindi cominciate a capire perché Bologna. Allora, quando è riuscito che Salvatore a tirar fuori questo birillo, si vedono tutte tracce di legno, tracce di cose appunto che erano servite per fare questa palla, quindi su questa palla avevano poi steso l'argilla, tra l'altro rispetto alle altre, molto spessa, perché ovviamente si sarebbero tagliate. E quindi questo è un ulteriore indizio di aver
utilizzato non una tecnica propria della ceramica, ma una tecnica che è particolare delle fusioni, e questo ci comincia a far capire una serie di cose. Ma quello che poi è interessante è che questi canopi, da un certo periodo in poi, come aveva già notato Bianchi Bandinelli, dal 630, 620 avanti, tutti belli. Quindi lui si poneva il problema, ma morivano tutti giovani, perché? Perché è questa bellezza ideale che in Grecia, e ve l'ho messo qui al centro, che è perfettamente identico, cioè, confrontate le due teste, sono identiche, ma quindi una bellezza ideale come i puroi greci. Ma quello che è più interessante è che sono due linee di artigianato artistico, tra virgolette, che non si toccano mai. Per assurdo, non è l'arte greca che influenza questi bambocci di terracotta, ma queste figure di terracotta ci arrivano indipendentemente attraverso questa, una definizione secondo me straordinaria, di artigianato artistico rurale, che arrivano poi agli stessi esiti della grande scultura. Questo è questo Kouros famosissimo del Potnion, e dico da e indipendentemente, quindi questo scardina tutto il discorso che si faceva a monte, che l'esame di questi canopi attraverso i moduli greci non è possibile, perché è fuorviante. Ecco, questo è proprio il passaggio della maschera, è una maschera proprio ancora applicata a una calotta cranica, ma toglie poi, siccome si era gli orti, l'abbiamo trovata realmente una maschera. Trova quella signora che sta lì dietro, se l'è scavata lei. Questa è proprio una maschera. Quindi vedete il canopo deposto su un trono, ha questo ossuario con l'indicazione delle braccia, un coperchio, a questo coperchio era fissata questa maschera. Che è un personaggio abbastanza bizzarro questo, perché nella vasta, poi ho portato un'immagine per far vedere quanto erano fitte queste tombe, attorno a questa tomba non ci avevano messo niente, cioè addirittura avevano fatto un circolo di pietre per tenerle a distanza, quindi doveva essere un personaggio particolare, e lo dimostra, ovviamente non l'ho portata neanche questa perché diventava, cioè questo è un discorso nel discorso, ostentava 5 punte di lancia, tutto l'armamentario, tra cui una copis, che è questa arma particolare che serviva per tagliare i garretti a cavalli in corsa. Quindi il personaggio, e quello che è interessante, se lo guardate, è proprio una maschera funeraria, vedete gli occhi racchiusi, che si ricollega a quel canopo che vi ho fatto vedere all'inizio. La scoperta non è di poco conto per tutto quello che vi ho raccontato finora, ma perché è la seconda che ha restituito il territorio di terracotta. Si conosceva prima dei nostri scavi soltanto quest'altra, scavata dal canonico Brogi, e anche questa è arrivata a Firenze. Mentre più numerosa era la serie delle maschere di bronzo, se ne conoscono una decina. E anche, vedete che è diverso, perché qui, tranne questa, il resto sono tutte con gli occhi aperti, hanno l'indicazione della barba, quella è qualche altra cosa. Questa è veramente, purtroppo, questa è una classe che ha avuto delle vicissitudini stranissime, perché sono, tranne questa più piccola al centro, che è arrivata con parte del corredo, la maggior parte sono state rubate dai musei, come le tre dai musei di chiusi, questa è andata a finire a Monaco, l'altra è inedito a Perugia, quest'altra a Copenaghen, però mancano tutti i dati archeologici. Da quel poco che sappiamo venivano poste nello stesso modo della nostra di terracotta, attraverso questi forellini, attraverso dei legacci appunto all'ossuario. E qui, ecco, rendetevi conto della necropoli, com'è? Questa è una fettina di necropoli, quindi queste tombe si sovrapponevano con questo sviluppo. Ma perché una necropoli così ricca, così vasta, insomma, così importante in un territorio? Perché Tolle
poi ve la faccio vedere dov'è collocata. Perché è così ricca? Perché le necropoli appunto di Solaia, di Cancelli, che sono su questi valichi, non hanno questa floridezza? È perché se andiamo a un periodo posteriore, che con i canopi non c'entra niente, ma sono questi splendidi vasi che a me piacciono molto, la scena qui è di grande interesse, perché nella pancia del vaso, questo è un vaso che si data molto dopo i canopi, ma ci interessa l'iconografia che è rappresentata, un vaso che si data tra il 500 e il 490, quindi i canopi non le fanno più ormai da 60-70 anni. Peleo e Teti, l'immagine è continua, quindi non ci sono un lato A e un lato B, quindi c'è Peleo e Teti, le Nereidi. Peleo e Teti poi dalla loro non è Achille, e nella spalla di questo vaso c'è la forgiatura. Allora, questo vaso non è un vaso di corredo, ma è un vaso cinerario. Il personaggio sepolto qui dentro, chi era, è collegato bene. Lo stavo di togliere nelle scritte diverse di questa epoca, quindi l'utilizzo di un cinerario così particolare, con scene così particolari, che se sono comuni nel mondo greco, in Etruria questo è un unicum. Era un fonditore? Allora, se è così, è puntuale, questo è un'incudine, cioè voglio dire, questo è un pezzo veramente eccezionale, straordinario. Beh, se è così, e se noi teniamo presente dalla ricchezza di oggetti di ferro, tra cui in alcune tombe ci sono pezzi di ematite dell'Elba hanno tirato dentro, allora si capisce la ricchezza, perché Tolle va inquadrata nella grande via del ferro, dalle colline metallifere, Populonia. Tolle è a dominio della vallata dell'Orcia e dell'Ombrone sulla grande direttrice che portava al lago di Bolsena e poi giù all'area Talisca, che era uno dei più grandi committenti del ferro etrusco. E questo si spiega allora anche perché c'è una presenza orvietana incredibile di questi vasi, c'è una grossa fetta di oggetti orvietani. E poi perché arriva a Bolsena e fa tavola rasa, perché è un centro troppo importante per tenerlo in vita, che avrebbe posto dei problemi proprio per chiusi. Quindi si ribalta tutto questo ragionamento, nel senso che non è un centro agricolo, anche perché è una delle zone più desolate dell'agricoltura, è tutta creta, tutta argilla, ci viene un pochino di grano con le tecniche. Perché è così ricca? Proprio per questo, perché smista tutto questo ferro grezzo, probabilmente ferro lavorato. È la più grossa restituzione di armi di ferro Tolle dell'Etruria settentrionale interna, quindi qualcosa vorrà dire. Cioè questa roba, tipo, anche in questo in un periodo così antico, non arriva. Eccola, allora, vi rendete conto com'è. Siamo su questa sommità, circa 600 metri, è proprio uno spartiacque. Vedete che ancora le strade ripercorrono i percorsi antichi. A oriente si arriva a Chiusi e quindi alla Val di Chiana, a sud-ovest a Vulci, quest'altra strada conduce a Roselle, l'altra a Murlo. Quindi vedete che è un punto obbligato. Non a caso, io lo metto sempre perché a me la storia non è che proprio mi esalti, la necropoli distrugge completamente un villaggio dell'età del bronzo. Quindi, e anche lì c'era una serie di attività artigianali molto antiche, sicuramente producevano fibule, producevano oggetti di bronzo. Quindi evidentemente questa è una cosa di tradizione molto molto lunga e molto molto interessante. Quindi ha questa funzione di controllo che gli dà questa grande ricchezza, perché probabilmente i principi locali facevano pagare dei pedaggi, avevano un ruolo importantissimo. Ma se poi vedete gli itinerari arrivano, no? Dico, qui è la zona delle colline metallifere,
Populonia, Vetulonia, la zona di Ulci, proprio la zona chiusina Orvieto. Quindi è veramente attraverso le vie fluviali si arrivava dappertutto, era facilmente collegabile e quindi aveva questo ruolo. Ma poi nelle giornate limpide si vede, vedete lassù, quelle sono le colline metallifere, sono a 90 km, ma se accendevano dei fuochi si vedevano. Queste sono le propaggini, oltre c'è la scanata di Vulci, quindi è un posto che dominava veramente quel pezzetto di mondo, e questa è alla base della ricchezza e alla base della grande cultura di Dolle, che poi ha questa ulteriore fioritura fino al VI secolo. Stranamente di ceramica attica ne arriva pochissima, perché a questo punto è già distrutta. Rinasce, e veramente chiudo, con il periodo ellenistico, con delle tombe, diciamo, di una cultura media, che però si rifanno a questi signori dell'orientalizzante, e poi nel periodo romano viene abbandonata a se stessa. Se ne riparlerà, la zona risarà urbanizzata soltanto con la grancia dell'ospedale di Santa Maria della Scala. Grazie. Allora, del centro abitato, non l'abbiamo trovati. Abbiamo trovato le mura, che nel punto che abbiamo scavato sono larghe 3 metri, però abbiamo ricoperto tutto proprio per motivi di tutela, di problemi. Però è tutto organizzato. Doveva avere, si dice male perché abbiamo fatto dei saggi, poi quella è terra di scavi clandestini da sempre, dall'Ottocento, da scavi, diciamo, più che clandestini, incontrollati, allora diciamola così, che forse è meglio. Però l'insediamento esiste e è in questa collina di fronte a Tolle, nella zona un pochino più diciamo meno esposta rispetto alla Val d'Orcia, e quello se lo scaverà qualcuno. Io non ho nessuna intenzione, io ho già dato. Senti, Giulio, una domanda che vorrei fare. Per quanto riguarda, diciamo, oggi abbiamo visto i classi da nomi, no? Che ci conducono subito al mondo mentalmente, si collega finalmente al mondo degli Egizi, che erano le visce. Ma la domanda è questa, però: sono comunque un unicum, sì, nel Fiusino. C'è un motivo particolare per il quale, perché diciamo si trovano, sembrava quasi che non parlassimo di etruschi, no? Vedendo i vasi canoni, eppure fanno parte a gran ragione del mondo degli etruschi, perché sono etruschi senza ombra di dubbio. Perché sono solo chiusi un po'? Perché questa è un'ipotesi, perché questa è veramente una domanda credo che a cui si dà difficilmente risposta. Allora, una premessa è che la zona è una zona essenzialmente, anche se non esclusivamente, incineratori. Il passaggio poi dalla cultura dell'età del ferro qui avviene in una maniera un po' più, diciamo, diversa rispetto a quello che sappiamo delle culture poi inumano, e quindi la situazione cambia. Lì questa continuazione, tra virgolette, della fase protostorica si avverte proprio nei canopi. Nel senso, è questa forma ancora di legata intimamente al discorso incineratorio da un lato, e una forma di arretratezza di tipo culturale, tra virgolette. Ma anche di autonomia. E poi si arriva a questo, perché comunque l'artigianato artistico, anche perché poi dopo il canopo, cioè la fase del canopo finisce col canopo, ma le statue cinerario, quindi che sono, cioè a livello ideologico sono dei canopi in pietra, più alti, più grossi, ma sono identici. Cioè il Plutone di Palermo è un canopo alto 1,70 m di pietra col suo trono. Cioè se uno l'avesse trovato in terracotta e più piccolo l'avrebbe preso un canopo. La stessa, che ne so, Mater Matuta ha la stessa funzione, perché comunque c'è un interno cavo. Quindi è questa originalità, se la possiamo definire così. Ora, cioè, rischiamo di fare un'operazione tra socialismo reale, no? Se, con questi termini, però certamente è questa fase incineratoria
che emana direttamente dall'età del ferro, dall'età protostorica, e quindi lì è ancora più forte il ritratto. E poi indipendentemente, questo è bellissimo, che indipendentemente arriva alle stesse, alla stessa qualità del marmo greco, quindi, perché non c'è contenenza, cioè non è possibile che un greco sia venuto che c'è, però arriva alle stesse, quindi la formalità dell'arte, la formalità dell'artigianato artistico segue questa cosa. È un artigianato rurale, perché è ovvio che questo centro non si trasforma mai in una, c'è sempre un certo sottro suburbano, è veramente impensabile, anche se probabilmente, giocando ovviamente, e un giorno forse lo scopriremo, soprattutto ora io ho tralasciato, ma Tolle ha dato il più grosso corpus di iscrizioni etrusche, nell'Etruria settentrionale interna ovviamente parlo, di VII e VI secolo a.C., ci sono una cinquantina di iscrizioni, cosa che a Chiusi ce ne sono 10. E questo perché il solito contatto con l'Etruria media. Tolle ha restituito la più lunga iscrizione su pietra dell'Etruria settentrionale, neanche più quella interna, proprio di tutta l'Etruria settentrionale, con questa lunghissima iscrizione ridotta purtroppo malissimo. Tolle ha fornito la figura di Turzichina, quella figura d'oro che è al Louvre, scavata nell'Ottocento, di cui c'è una copia a Villa Giulia dei Castellani, in cui il soggetto, eccetera, eccetera, Turzichina, la dice Tur, sì, chi? Io sono l'Etrusco. Allora, uno che arriva e si definisce io sono l'Etrusco era o perché all'esterno aveva avuto una grande fortuna e gli dicevano questo è l'Etrusco, quindi è, oppure ritorna come capo. Allora si arriva a dire le fonti, che vanno sempre lette in base alle nostre conoscenze, aprono forse un qualcosa di tipo diverso, perché noi sappiamo, parlano di due centri, la Clevsin, che è identificata da sempre con Chiusi, e poi c'è questa fantomatica Kamarz. Che Tolle sia la fantomatica Kamarz, certo è che qualcosa fa pensare, anche perché Kamarz è una forma umbra che è la collina che chiude il valico, ora tirandola ovviamente, è qualcosa che chiude. Allora, visto questa grande presenza orvietana, che ovviamente voglio dire, a parte quel centro incredibile che è, ma tramite il formone e il paglia si arriva velocissimi all'Orvieto, e c'è questo interesse orvietano, cioè tenete presente c'è un vaso a Tol del 480 dove questo personaggio, bruttissimo, è ridotto malissimo purtroppo, di produzione orvietana, in cui nella zampa di questa sedia dove è seduto, di questo Tifos, c'è scritto Achamenun, cioè questo si paragonava a Agamennone, è chiaro che non era Agamennone, però siamo in questa sfera che probabilmente soltanto ritrovamenti futuri, eccetera. Però vi dico che una necropoli di campagna come quella, dove noi abbiamo scavato questo altissimo numero e dove attraverso le prospezioni col georadar ci dicono che ce ne sono altre 15.000 più o meno 2.000, capite, siamo in un'ottica enorme. Queste necropoli di questo genere non ce ne sono, e probabilmente la chiave di lettura, questo penso di essere poco lontano dal vero, è questa, questo discorso del ferro, perché i metalli sono state la chiave di lettura. Guardate, cioè quella immagine lì è stata fatta in un gennaio, che c'era una tramontana che ovviamente tagliava il viso dal freddo, ma sembrava, ora è chiaro, una piccola aerodica, non è che è stata fatta una macchinetta normale, ma sembravano vicinissime. Le colline meravigliose, ripeto, sono a 90 km, Murlo è a 70 km, quindi evidentemente ha avuto un ruolo così importante. Ripeto, da queste tombe ci sono pezzi dell'ematite elbana, e quelli chi è che ce l'ha buttato? Ce l'ha buttato qualcuno che vuole, cioè in un altro c'è un crogiolo, quindi che ostentano. È chiaro che a livello artistico non significano niente, a livello sociale hanno una valenza enorme, perché il fatto che ci siano, quindi c'è una lavorazione, ripeto, c'è la più grossa restituzione di armi, cioè fanno tutto un ferro, mentre più si voglia dire, arriva anche qui, perché là, però
anche i fibbioni, questi presi affibbiagli femminili, tra l'altro bellissimi, arrivano gli affibbiagli capenati, ci sono tipo le spade e i pugnali a stammi, in Etruria non arrivano, quelli sono tipicamente italici, quindi segno evidente che c'è una mobilità incredibile, di cui questo scavo dà una grande parte, perché è chiaro che le tombe sono tante quelle scavate, però ecco, la classe emergente è di questi canopi e la ricchezza è questa, perché ripeto, lì l'agricoltura è un'agricoltura poverissima, veramente povera, perché insomma, la Creta voglio dire, ormai veramente non è un piatto da ghiotti, per l'amor di Dio, tuttora voglio dire, ma quindi è su questa, perché provata, e poi è un'altra cosa, poi ripeto bene, ci sono materiali piceni, quindi donne picene che arrivano in spose, e quindi smista anche il materiale verso Cortona, verso è un capitolo aperto però i canopi l'abbiamo fatti Alessandro, qualcun altro lo farà, vuol dire resistenze villanoviane ci sono in sì. Collegamento sì, abbiamo scavato un piccolo lotto di tombe. Alcune sono proprio della fase antica, di nono secolo, okay. E poi c'è un lotto più consistente di ottavo, con questi biconici. Sì, ottavo inizia subito questa sì, tradizione. Sì, 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 sì. Tra l'altro anche qui ecco, il materiale... È strano che non gli ha trasmesso niente quasi, eccetto quel medaglione dentro. Questo ancora qui... C'è da restaurare quasi 25.000 oggetti, per cui sì, ancora dico qualche altra sorpresa ce la troveremo. Io vorrei concludere con due cose. Allora, innanzitutto vi invito, anche se non è non è in serie economica, no? È pubblicato da Schneider, ma voglio dire proprio che sì. Fa onore. Un po' di pubblicità. Ha pubblicato da poco Giulio libro proprio sui canopi, che è considerato la pietra miliare, forse il lavoro più autorevole che sia stato mai pubblicato negli ultimi anni sui vasi canopi. E poi soprattutto non è pubblicità gratuita, vi invito assolutamente ad andare a vedere il museo civico, archeologico oggi, ma è noto molto come Museo delle Acque, che ha fatto Giulio. Ha fatto Giulio, non si può dire nulla, che è qualcosa di veramente, a parte di ha una suggestione enorme, perché è situato su più piani, ma in uno c'è questo canalone che è una cantina, credo, no? La vecchia cantina dove nei punti, nei loculi dove c'erano le botti, sono state riassemblate queste sepolture dei canopi che sono suggestive da morire. Noi nella nostra agli armadiani abbiamo fatto un uso industriale, come vedrete, tra l'altro c'è la maschera di Elisa che vedrai è enorme, e quindi io sono rimasto veramente colpitissimo dal lavoro di Giulio, ma soprattutto dalla particolarità di quello che potete vedere. Sta un'ora di macchina, un'ora e un quarto di macchina, andateci, perché veramente è qualcosa che a Chianciano si trova a Chianciano, Museo delle Acque, fateci una gita perché è bellissima, no? E mi permetto di sottolineare anche un saltino al Museo di Chiusi, perché Chiusi la se la cantano giusta. Vi dico che è una sorpresa, perché io sono stato io sono stato sempre un sostenitore del fatto che gli etruschi stanno da noi, i toscani dicono che sono da loro, e invece però Pio Quinto vi fregò, ce n'è, non Magnus Dux Etruria, il Gran Duca, ma ce n'hanno e hanno di cose, sì, forse meno ricche come dicevi tu, no? Sono meno appariscenti, però ci sono delle cose veramente straordinarie, anche il Museo di Chiusi è bellissimo, c'era quel vaso, voglio dire che questo l'hanno detto i tuoi, me l'hanno detto. Quel vaso d'onopo che avete visto, che aveva una specie di corona che è bellissima, che poi è perfettamente liscio, sembra veramente un volto umano, loro lo chiamano Dante, è vero? Che sembra Dante. Scavatori. L'hanno chiamato Dante. Sì, perché ognuno ha un nome. Sì, sì, è bellissimo. E loro hanno una squadra di giovani, tutti ragazzi. Sì, sì, sì. Ragazzi. Ma gente, sarete stati le ore. Andatelo a visitare. Il nostro prossimo appuntamento è venerdì prossimo, e stavolta si parlerà di pranzo e di cena, perché ci tratteremo con...
con la Ceruzza, sì. Maria Grazia. Maria Grazia Luce, di nuovo con Sergio Grasso, parleremo del banchetto. Li vedremo a tavola, li vedremo in questo rituale che noi ci portiamo dietro, così importante, no? Nel nostro essere. E poi il venerdì successivo avremo questo incontro con i predatori dell'arte perduta, con Fabio Isman, che ci racconterà la caccia a Giacomino Menci. Io vi ringrazio di nuovo per la presenza e vi saluto. Grazie.